benvenuti nel canale di Miss Bimbi Katia. Allora, questa volta mi sono un po' buttata a fare dei cornetti che non sapevo neanche l'esistenza. Grazie al maestro, al pasticcere Simone Esposito, grazie veramente per questa ricetta squisita. E così, girando un pochino su YouTube, ho visto questi cornetti ischitani. Vado un attimino a vedere la particolarità e sono fatti con la pasta pan brioche e la pasta sfoglia che io adoro. Allora ho detto no, devo assolutamente provare a farli. Li avessi mai fatti, sono buonissimi. Prima di tutto ve li faccio vedere, guardate un po'. Ovviamente è la prima volta che li faccio, chiedo scusa al maestro pasticcere, ma devo dire che sono di una bontà eccezionale, ma sono buonissimi, veramente hanno un sapore, non li conoscevo, grazie veramente, hanno un sapore eccezionale. Poi la particolarità di questa di queste due paste che non sapevo si potesse fare, praticamente questo che vedete sopra è il pan brioche, mentre all'interno è la pasta sfoglia. Allora, io ho fatto da sola sia la pasta sfoglia che il pan brioche. Se voi volete potete anche comprarla, la pasta sfoglia, ma è talmente semplice, lo sapete, chi mi segue insomma sa che la pasta sfoglia l'ho fatta in talmente tante maniere, ho fatto le conchiglie, ho fatto i cannoli, ho fatto talmente tante cose che allora l'ho utilizzata anche per fare questi fantastici cornetti che sono veramente veramente eccezionali, ma di una bontà che voi non avete idea della bontà che sono. Guardate un po' il loro interno, eccolo qui, se con questa luce riesco a mettere a fuoco, ma sono, a parte profumati, ma il sapore, sono rimasta davvero molto molto soddisfatta. Non fate altro che preparare la pasta pan brioche e nel frattempo che aspettate che lieviti, preparate la pasta sfoglia, molto molto semplice. A dire sembra no, devo preparare due impasti, poi sovrapporli, però seguite il video, mi raccomando, adesso passo passo e vedrete che è semplice. Preparatevi tutti gli ingredienti e in un attimo potete tranquillamente farli. E quindi io vi lascio veramente, no, sono così entusiasta, guardate, del risultato che non me l'aspettavo neanche io. Ve li faccio bene rivedere, eccoli qua, guardate un po'. Sono proprio molto contenta. Quindi, volete provare anche voi i cornetti ischitani? Oh, fantastico! Seguite il video passo passo e vedrete che riuscirete a farli. Poi un'altra cosa, molti dicono che il Bimbi non incorda l'impasto. Non incorda l'impasto. Andate a vedere come ha incordato bene l'impasto e come è uscito bene l'impasto pan brioche. Veramente soddisfatta. Allora, che dirvi? Pollicino in su se vi è piaciuta la ricetta. Mi raccomando, iscrivetevi ancora numerosi. E che altro dire? Vi aspetto anche sul mio canale, sul mio, dove aspettate? Dove potete aspettare? Ah, ecco, sul mio gruppo Facebook Voi, Noi e Bimbi, oppure sulla mia paginetta Facebook Miss Bimbi Katia, o sul mio Instagram. Ecco, ho finito, non mi trovate da nessuna parte, quindi se volete, wow, provate questi fantastici cornetti ischitani. Oh, wow, due impasti. Vai col video, non prima di fare la prova assaggio. Che ve lo dico a fare. Cominciamo la preparazione del pan brioche mettendo nel boccale 10 g di lievito di birra e 100 g di acqua. Azioniamo per un minuto alla velocità 2. Ricordo che la ricetta del pan brioche è del pasticcere Simone Esposito, adattata nel Bimbi. Possiamo aggiungere 400 g di farina tipo 0 Manitoba. Circa
amalgameranno e lasceranno un impasto ben incordato. Ecco pronto e perfetto il nostro impasto pan brioche. Trasferiamolo su un piano di lavoro leggermente infarinato. Facciamo delle piccole pieghe in questo modo per circa 5-6 volte. Quando l'impasto risulta ben liscio, formiamo una bella pallina e mettiamolo in una ciotola oleata a lievitare. Copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo per circa 3-4 ore. Nel frattempo prepariamo la pasta sfoglia veloce inserendo 200 g di burro congelato nel boccale. Aggiungiamo 200 g di farina tipo 00, 90 g di acqua molto fredda e mezzo cucchiaino di sale. Azioniamo per 20 secondi alla velocità 6. La pasta sfoglia è pronta, non ci resta che trasferirla su un piano di lavoro infarinato. Lavoriamola leggermente con le mani fino a formare un panetto, avvolgiamola nella pellicola trasparente e lasciamola in freezer o in frigorifero per almeno 10-15 minuti. Di nuovo la sfoglia in un rettangolo. Facciamo ben aderire i due impasti aiutandoci con il mattarello.